pubblicità. Benvenuti a questa seconda parte di Aria Pulita. Avremo 25 minuti a nostra disposizione per parlare oggi di medicina estetica. Vi avevo detto nella prima parte che non avremmo parlato di politica questa volta, che avremmo parcheggiato da qualche altra parte i problemi per parlare di qualche cosa di gratificante, di bello, che ci avvicini in maniera più leggera e più piacevole al Natale. Abbiamo ospite con noi la dottoressa Giorgia Scategni, buongiorno dottoressa, buongiorno. Che ci parlerà appunto di medicina estetica, ma soprattutto di un tipo di, come si può dire, intervento non invasivo, trattamento non invasivo, che è la radiofrequenza, giusto? Ci giusto. Vuole spiegare in che cosa consiste? Magari possiamo anche vedere qualche immagine di questa apparecchiatura, no? Che sì. Usa per fare medicina estetica, e poi spiegarci anche a chi è diretto. Certo. La radiofrequenza appunto si avvale di un macchinario che volto, esatto, che grazie a un manipolo, a una serie veramente di manipoli, riduce le rughe, le lassità cutanee e ridurre soprattutto l'invecchiamento, cerca di ridurre, ecco, l'invecchiamento. Una di quelle macchine, insomma, che ci aiuta a rimanere più giovani, a cercare l'eterna giovinezza, come si vuol dire, quello che tutti vorremmo, no? Ma in effetti a chi è diretta, voglio dire, chi la utilizza? Allora, più? Questo è un trattamento, uno dei più innovativi, ed è rivolto a persone tra i 35 e i 60 anni. Con una lassità cutanea di tipo moderato, non grave, e anche se i trattamenti possono essere fatti a qualsiasi età, perché non è solo l'ambito del viso che sì. viene trattato, ma anche il corpo. Si può con la radiofrequenza si possono ridurre anche, e qua parliamo di un'età molto più giovane, anche i segni dell'acne, sia attiva che cicatrizzata, quindi i buchi dell'acne. I buchi dell'acne. Sì, vengono ridotti molti. Anno fa era un problema davvero serio e inaffrontabile, no? Adesso, certo. Tra l'altro, se volete fare delle domande più particolari, visto che io sono un po' poco esperto in questa cosa, anche se in effetti guardandomi allo specchio mi rendo conto che qualche intervento dovrei farlo, però il numero telefonico è 031 23 10 92. Se avete qualche domanda in particolare da fare, se volete sapere di più su questa innovativa maniera di, insomma, renderci più piacevoli dal punto di vista estetico. Dicevamo prima un'età giusta, un'età media sì. in cui è meglio fare questo intervento, c'è un'età? Ma no, non è che ci sia, diciamo appunto, dicevo intorno dai 30 ai 60 anni, è ovvio che più le rughe sono profonde, meno il trattamento è indicato, perché a quel punto questo è un trattamento, appunto come abbiamo detto prima, non invasivo. Medicina estetica non invasiva, quindi non si ricorre alle punturine o al bisturi. Ecco. È un trattamento dolce, non si hanno dei post operatori, per cui uno quando esce dallo studio da un trattamento, da un'ora di trattamento, che è un'ora proprio di coccola anche, perché sì. si sfrutta sia il calore che è proprio un massaggio con questo manipolo, è molto, molto piacevole. E questa radiofrequenza comunque ovviamente da medico deve essere trattata con una certa cautela, queste macchine certo. sono dove testate, ma c'è qualcuno che è meglio che non faccia queste cose? In quali casi, diciamo, ah non beh, può essere ci sono utilizzato? Dei pazienti che hanno delle patologie, ad esempio i portatori di apparecchi pacemaker. Acustici non possono utilizzarlo, di pacemaker. Il pacemaker mi sembrava forse. Il pacemaker infatti, anche perché sono onde elettromagnetiche, si utilizzano delle onde elettromagnetiche, quindi apparecchi, oppure
lamine di, non so, placche metalliche, è meglio appunto meglio fare una si basa su sì, bisogna fare un'anamnesi prima al paziente, sì. E comunque sono macchinari che si usano, l'operatore è un medico. L'operatore è un medico, quindi dà la garanzia giustamente di avere una... Ma comunque non ci sono tipi di allergie o cose di questo genere, intolleranze, che non è una di quelle cose che insomma, può avere un effetto collaterale magari non previsto. No, non si inocula nulla, non sì. si... No, è un trattamento assolutamente che non genera patologie sicuro. Anche. Sì, sicuro, assolutamente. E... normalmente in quanto tempo si riesce ad avere un risultato, diciamo, certo, i trattamenti, che dia un effetto di ringiovanimento? Dipende da... è abbastanza individuale. Comunque, mediamente, un numero di trattamenti che va dalle 6 alle 8 sedute già dà un risultato 6, già apprezzabile. Sedute. Sì, da 6-8 sedute si dà un risultato già apprezzabile. Non è per sempre. Poi ci saranno delle terapie di mantenimento che è dopo un anno circa, 6-8 mesi, un anno dopo. Quindi c'è un ciclo di 6-8 sì, per fare, diciamo, raggiungere un certo livello. Poi dopo si ritorna dopo un anno. Ma ti spieghi qual è la motivazione per cui uno deve pensare di ringiovanire? Voglio dire, perché c'è tanta gente che naturalmente certo ci tiene all'aspetto, sono famosi personaggi anche politici italiani che ci tengono veramente tanto all'aspetto. E ci sono riusciti. Ci sono riusciti. E lì non penso che sia soltanto la radiofrequenza, lì c'è non qualche credo intervento. C'è qualche intervento in più. No, però dicevamo, una buona motivazione per chi evidentemente magari fino ad oggi non ci ha pensato, però forse farebbe meglio o troverebbe anche una soddisfazione in più magari, no? Sì, ma è un trattamento rivolto a tutti, chiunque voglia avere un aspetto, contrastare un po' perché uno che ha un problema, in effetti, come dicevamo prima, io mi ricordo da adolescente questa storia dell'acne, no? Questa storia delle tracce, cioè, qualcuno non esce di casa per dei giorni perché no, ha questo problema, quindi non riuscendo a vincere, affrontare gli amici, la gente, la società con questo tipo di problema, magari riesce anche a chiudersi in casa, a subirne anche una conseguenza, no? Dal certo punto di vista psicologico. Certo che una persona che dall'aspetto riesce a proporsi in maniera più piacevole, più sicura e più anche, no? Più felice di stare in mezzo alla gente, risolve un problema fondamentale. Certo, le indicazioni sono verso qualunque persona. Quindi fa bene anche lo spirito. Anche molto allo spirito. Molto allo spirito, soprattutto allo spirito. Senti, ripercorriamo quindi quali sono i tipi di intervento, quelli su cui si può intervenire con certo radiofrequenza. Allora, va molto bene, a parte il fatto che non abbiamo specificato che è un trattamento che può essere fatto sia sull'uomo che sulla donna. Anche perché le lassità cutanee, le rughe, così purtroppo le abbiamo tutti. Quindi il trattamento è soprattutto per le rughe, queste intorno agli occhi, le rughe della fronte, le nasogeniene, sono molto... va ad agire le nasogeniene, queste due rughe, queste, poi il contorno del viso, le guance da cane, quelle, sì, che vengono che fuori, penzolano, quelle che penzolano, esatto. E poi a livello del corpo, le braccia, le ali di pipistrello, quelle che quando si saluta d'estate con la maglietta a maniche corte si ha tutta questa pelle. Poi i glutei, va molto bene per risollevare i glutei, risollevare il ventre. Glutei. Sì. Beh, questo sì, risolleva il morale e anche i muscoli e la pelle. Bene, dicevamo prima sia uomini che donne, perché sì, una giusta soddisfazione e gratificazione personale la meritano ormai anche gli uomini, non solo le donne. Giustamente, ormai non c'è questo tipo di differenza. Se dovesse dirci
In che percentuale oggi intervengono tra coloro che ricorrono a questa radiofrequenza? È difficile. Per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, direi un 30% uomini e 70% sì? donne. Sì, sì. Quindi, uomini, senza problemi, abbandonate le vostre paure, se è il caso, e pensate anche al vostro aspetto. C'è da dire che non si modifica in una seduta l'aspetto di una persona, è una cosa graduale e quindi non si va dal chirurgo estetico, si entra e si esce in una, con un altro faccia. Aspetto. No, è un trattamento graduale che attenua sensibilmente le rughe. E io ne avrei bisogno, voglio dire, ne avremo bisogno tutti probabilmente, però dicevo, il tipo di intervento mi sembra del tipo curativo, non soltanto anche dal punto di vista, e forse l'aspetto ancora più importante, perché il discorso che facevamo della gratificazione personale e anche della capacità di poi porsi in mezzo alla gente in maniera più sicura, vincendo magari una situazione di paura, di timore che si ha se non si sente perfettamente, no? Certo, senza stravolgersi comunque. Senza stravolgersi, perché qui, come dicevamo, non ci sono punturine, non c'è bisturi, non c'è nulla di questo, ma si rilassa in qualche modo la pelle, l'aspetto, esatto, eccetera, eccetera. Tra l'altro, questo tipo di intervento quanto tempo dura? Una seduta dura intorno ai 40-45 minuti. 40-45 minuti di questo massaggio sono anche molto rilassanti. Molto, molto gradevole, sì. C'è il rischio di addormentarsi. Molti si addormentano. Molti si addormentano, quindi non è una cosa per nulla. No, anzi. E cos'altro potevamo dire? Cioè, cos'altro dovevamo dire sul tipo di intervento sulle persone consigliate? Abbiamo detto dai più o meno giovani. La fascia fino d'età, sì. Quella è l'età migliore, perché in quell'età ci sono quei tipi di problemi non ancora molto importanti e difficili come superati i 60 anni, che lì magari si richiede altro tipo di intervento, ma si può garantire. Diciamo che la radiofrequenza, oltre a vari aspetti, comunque si avvale di onde elettromagnetiche che stimolano. Io volevo evitare di parlare di cose troppo specifiche perché sono abbastanza noiose, però una piccola lezione è che stimolano delle cellule che si chiamano fibroblasti. Queste cellule sono fetenti perché, perché loro producono collagene, elastina, acido ialuronico. Noi abbiamo queste cellule che producono naturalmente tutti questi elementi che ci mantengono giovani. Fino ai 20-25 anni, intorno ai 25 anni si addormentano i fibroblasti. E quindi con la radiofrequenza invece noi li andiamo a stimolare e li risvegliamo. Infatti il trattamento continua, dopo aver fatto proprio la seduta, continua il trattamento a dare i suoi benefici anche nel tempo, anche a distanza di mesi. Ci sono delle pratiche che si seguono normalmente per migliorare il proprio aspetto che magari, se si esagera, possono causare anche dei danni, tipo sottoporsi costantemente ai raggi UVA, no? Sottoporsi a quelle macchine che ci rendono più piacevoli, abbronzati durante tutto l'anno, in effetti possono causare qualche problema, invece poi magari non ci ricordiamo che ci sono altre pratiche, altre cose che si possono fare che rendono altrettanto piacevole l'aspetto senza essere nocive. Esatto. No? Anche perché la radiofrequenza dà anche un colorito più sano, perché si avvale anche del calore e dà un colorito molto più sano. Sì, sì, è vero. Le lampade, l'esposizione al sole dovrebbe sempre essere fatta con fattori di protezione, mettendo prima dei fattori di protezione. Anche perché i raggi ultravioletti ormai ne parlano dappertutto, lo sappiamo benissimo che sono veramente dannosi e nocivi per la pelle, aumentano
la luce l'invecchiamento. Del sole, se è troppo forte e diretta, senza protezione, rischia di causare serissimi danni. Quindi, anche irreparabili, nonostante uno poi cerchi di migliorare con la radiofrequenza, però anche lì bisogna sempre mettere delle protezioni. Sì, mettere delle protezioni e pensarci per tempo, perché in effetti poi dopo è difficile correggere, visto che si può intervenire fino a un certo punto. Esatto. Però questo massiccio, diciamo, ricorso all'abbronzatura, abbiamo diversi amici, no? Ognuno di noi ha degli amici che sono costantemente abbronzati, però si sottopongono anche a un rischio in questo caso, giusto? Un'abbronzatura giusta va bene, no? Può essere anche tenuta sotto controllo con i giusti fattori di protezione. Esagerando invece si ottiene un risultato opposto, temporaneamente magari più gradevoli, poi dopo invece la si paga in termini di invecchiamento della precoce pelle. Precoce della pelle. In questi casi forse ricorrere a una cosa preventiva del tipo ringiovanimento proprio della nostra pelle, esattamente con un principio opposto, può essere una di quelle cose che ognuno dovrebbe fare, dovrebbe perseguire per garantirsi, diciamo, un invecchiamento più lento. Esatto. No? E, dal punto di vista maschile, dicevamo, però la cellulite non è un problema maschile. No, per fortuna. Per fortuna, no, quindi, per fortuna vostra no. Normalmente. Sì, la cellulite un po' agisce anche sulla cellulite, agisce molto sulle smagliature. Mm-hmm. E proprio soprattutto per quanto riguarda il ventre, i glutei, tira su, ha un piacevole effetto. E tutto questo, dicevamo, però con questa macchina innovativa, no? Sì. Che si differenzia dalle macchine più antiche. No, è nuova, è assolutamente nuova. Più che altro hanno scoperto che la radiofrequenza può essere utilizzata in medicina estetica. E quindi hanno scoperto che queste onde elettromagnetiche stimolano un certo tipo di risposta da parte del nostro organismo, della nostra cute, una risposta positiva. Quindi non è solo un effetto estetico, è proprio un intervento che dopo essere stimolati la nostra pelle fa proprio naturalmente. Certo. E quindi e questo abbiamo detto nell'arco di un ciclo di un ciclo medio di, sì, ripeto, 7-8 sedute che si fanno, comunque a che distanza? A distanza di una settimana, 15 giorni. Quindi diciamo che in 2 mesi si potrebbe... In 2-3 mesi con anche una spesa non tanto... di questo la spesa non è con qualche centinaio di euro, certo. Non è come un intervento, quindi abbordabile. Sì. Assolutamente. Potrei fare da testimonial e vedere se tra tre mesi. Vedranno un risultato in effetti di ringiovanimento oppure no. Lei è comunque un odontoiatra, medico odontoiatra, e quindi esercita con una conoscenza anche in medicina che è sufficientemente, diciamo, garantisce, no? Che queste macchine vengano usate nella maniera giusta, perché poi se questa macchina è vendita nella normalità, no, potrebbe essere usata anche da qualcuno che non ha la conoscenza sufficiente. Sono vendute ai medici comunque. Sono vendute ai medici? Sì, sì, e sì. Poi sta chiaramente ai medici che si erano usate in modo corretto, certo. Difficile sbagliarsi, comunque, non è sì, proprio... Sì, è una macchina sicura. È abbastanza sì, molto sicura. Quindi la radiofrequenza per garantirci una invenzione dell'ultimo periodo. Sì, abbastanza nuova. Quindi da quanto tempo più o meno? Meno di 10 anni, ma molto meno. Sì, sì. Relativamente comunque nuova, sì. In 10 anni si è avuto modo di testare, di vedere che sia veramente... E questa è una macchina... Quella che lei usa, per esempio, rispetto al... Ma io ne ho provate prima di sceglierne una, comunque
ho scelto la migliore, diciamo, anche perché è meglio, meglio andare sul sicuro. No, però voglio dire, la radiofrequenza nella media dà un risultato sempre buono, cioè c'è da fidarsi sempre. Sì, sì, sì. Bene. E la differenza invece con gli altri trattamenti dell'estetica, diciamo, di un centro estetico normale, dove sta? Ah, no, non si possono neanche fare paragoni, cioè sono cose completamente diverse. È un ambito diverso. È un ambito diverso? Sì. E invece... va comunque bene, cioè il centro estetico va benissimo. Sì. Sono trattamenti diversi, con risultati più veloci per quanto riguarda la macchina a radiofrequenza. Si ha un risultato più veloce rispetto a un trattamento in un centro estetico. Comunque non potrei neanche fare un paragone, non è neanche corretto. No. A me incuriosisce molto la storia dell'acne, che lascia dei segni che fino a questo momento quasi tutti... Anche la varicella. Chi ha avuto questi problemi, esatto, chi ha avuto questi problemi dermatologici, diciamo, poi è stato convinto che non ci fosse mica così tanto da fare. Infatti, fino ad oggi no, però con la radiofrequenza si riducono notevolmente. Possiamo rivedere ancora un secondo, visto che abbiamo ancora un minuto a disposizione, la macchina come funziona e come sta l'intervento? Cioè l'intervento si fa in tutte le zone del viso, sì. e poi... Collo, décolleté. Collo, décolleté, ecco questo. E questo è il centro dell'intervento, cioè dove viene dove viene impiegata tutta la radiofrequenza, quindi in ogni singola parte del viso, no? Sì. E poi fino al collo, diceva, sì. Décolleté. Collo, décolleté. Questi sono gli interventi, diciamo, principali. E poi dopo... Per quanto riguarda il viso, certo. Poi anche sul corpo. Sul corpo, dove ce ne fosse bisogno, come dicevamo prima, tra... Braccia, ventre, cosce, interno coscia, glutei. Bene, allora, noi che possiamo dire? Che sarebbe utile ogni tanto pensare che certi problemi bisogna metterli da parte e bisogna più concentrarsi magari su un aspetto o su una gratificazione personale che ci possa anche portare ad avere una vita più serena, magari dimenticando per un attimo i problemi. Per questo motivo abbiamo voluto dare questa mezz'ora di informazione, questi 25 minuti di informazione a tutti coloro che magari vogliono arrivare a Natale più preparati. Sappiamo che normalmente si fanno queste cose, cioè c'è chi si cerca l'abbronzatura, un colore più giusto, un colore più adatto, c'è chi si regala momenti di massaggi, di cose che rendano anche, e c'è anche questa opportunità, abbiamo visto. Ringrazio la dottoressa Giorgia Schetegni, medico odontoiatra che esercita in provincia di Alessandria, per la precisione a Oviglio. Ringrazio voi per aver seguito questo appuntamento. Domani naturalmente ritorneremo con un'altra puntata di Aria Pulita alle 13. Grazie dottoressa. Grazie.